Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con tutto bene TV, la nostra puntata numero 160. Oggi mettiamo insieme i nostri studi e li ringraziamo per essere presenti. Diciamo così, una coppia d'assi. Lasciatemi passare questa eh, definizione. Inizio quindi presentando alla sinistra dei vostri teleschermi il dottor Maurizio Nostini, farmacista, erborista, naturopata. Benvenuto Maurizio. Grazie, ben trovati a tutti gli ascoltatori. E benvenuto è tornato a trovarci anche il dottor Guido Balestra, cardiologo oggi libero professionista. Mi ricordo in una delle nostre prime puntate quattro anni fa, uno dei primissimi ospiti mi disse: anche, ci disse anche libero pensatore. <ride> Manteniamo <ride> questo substrato fondamentale anche pensatore. per le puntate è di oggi. È quasi risorgimentale. <ride> quasi, quasi, ma diciamo è adatto anche al taglio che. Siamo soliti dare alla gran parte delle nostre puntate che vi dico sin d'ora potete comunque rivedere perché sono tutte quante presenti e disponibili sul nostro canale YouTube che ovviamente si chiama Tutto Bene TV. Abbiamo voluto dare un titolo oggi anche a questa nostra trasmissione per dare il là ai prossimi 20-25 minuti e il titolo deciso è Probiotici e Cuore, quindi una coppiata se vogliamo anche nuova. Anche nuova. Da un io certo sarei punto di vista. il probiotico, vorresti dire. questo. Tu saresti Insomma, il più probiotico, probiotico e l'amico cardiologo, invece, il dottor Guido Balestra, rappresenta in questo momento il cuore, per cui possiamo instaurare un certo. dialogo su questo fronte con delle importanti, credo, importantissime informazioni, anche nuove, tutto sommato, per il nostro pubblico a casa. Maurizio. la prima domanda, al dottor Balestra. Certo. Eh, io ho il pregio grandissimo, o difetto grandissimo, di avere coinvolto il dottor Balestra circa 40 anni fa nelle nostre prime locubrazioni, se ricordo bene, su una pianta che era il biancospino. E di lì venne una serie di lavori fatti su biancospino che allora veramente eravamo ritenuti tutti e due molto matti. Quindi, ehm, oggi invece devo dire che eh, le informazioni, eh, il sapere più a livello terra-terra, la conoscenza del pubblico, tutto questo ci spinge, ci spinge fortemente Verso nuovi mondi. Uno di questi sicuramente che ha coinvolto i medici ultimamente moltissimo, e questo mi fa grande piacere perché devo dire che quando questa visione è, è condivisa certo. dai medici, soprattutto dagli specialisti, da chi fruisce, quindi dal pubblico, ma anche da parte nostra, farmacisti o erboristi o chi si occupa insomma, della salute dall'altra parte del banco, rende tutto più facile e più piacevole. In questo caso, eh, non è assolutamente un caso che il dottor Balestra sia qui perché è stato in assoluto uno dei primi, insieme ai gastroenterologi, quindi parliamo di un cardiologo di fama, eh, tra l'altro espertissimo in diagnostica. Eh, è stato uno dei primi in assoluto. Quindi la domanda base, secondo me, per il dottor Balestra è ma come mai il cardiologo ha iniziato ad interessarsi a questi piccolissimi batteri che sono dentro l'intestino e che potrebbero essere diventati così importanti. Sì, sì. Che, che fosse. Un limite del mio carattere era presente già 40 anni fa quando il cardiologo fece una pubblicazione sul biancospino, che cercai di piazzare presso le riviste di cardiologia e venne rifiutata da tutti. Chiaramente. E venne pubblicata su una rivistina di quelle che i cardiologi guardano e dicono non è roba che ci riguarda. E la stessa curiosità è quella che mi aveva impedito di entrare in questo mondo. Perché? Perché c'era l'idea che in cardiologia eh, i meccanismi infiammatori e immunitari non contassero niente, contavano negli altri settori, si sapeva che contavano in oncologia, si sapeva che contavano in malattie autoimmuni, ma non c'era idea che uno potesse avere problemi cardiovascolari degni di nota perché si era infiammato o perché aveva qualcosa che non andava nell'intestino. Questa cosa esplosa nella letteratura. Dunque, quando una cosa esplode nella letteratura va su nature, su Science, su Lancet e poi esce fuori un segnale e poi c'è un silenzio per diversi anni. Poi in questi anni i grossi cominciano a, a guarda che lui ha detto così, cominciano a studiare anche loro e capiscono che è vero. Allora nel 2009, 2010 sono comparse le prime pubblicazioni che addirittura nell'infiammazione del 1992-94 che c'era questa infiammazione cronica di basso grado che giocava un ruolo importante nelle malattie cardiovascolari. Ma quando è venuto fuori che il sistema immunitario, e qui infiammazione cronica in basso grado, probiotici, poi spiegheremo il perché, ma quando è venuto fuori che il sistema immunitario, sofferente o squilibrato, poteva generare una condizione che era la base di un rischio cardiovascolare aumentato, chi è venuto fuori? I funghi. Perché? Perché i funghi per. Le Caratteristiche proprie sono potenti, eh, modulatori immunitari. Quindi sì. infiammazione e, e sistema immunitario che sono entrati a piedi uniti in cardiologia, come poi, perché fra le cose del 92 del, e dei primi anni 2000, sono passati anni in cui nelle linee guida non c'erano queste cose. Pensate che nelle linee guida di. spieghiamo piedi, che cosa sono le linee guida. Pian pianino la cascata sono arrivate nella guida, al punto tale che nelle ultime linee guida di prevenzione cardiovascolare, cosa dici? Se hai una qualunque malattia autoimmune, qualunque essa sia, da una banale tiroidite, a, un, a un, la psoriasi. Eh, le artrite, le, eh, le sindrome di Siogren, ce, ce ne sono una lista di 40 nomi, ecco questi pazienti sono tutti a rischio cardiovascolare aumentato. Poi siccome le evidenze sono certe solo per l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica, cosa dicono le linee Per queste condizioni picchiate forte, cioè agite in maniera energica sui fattori di rischio cardiovascolare. Nelle altre regolatevi in base paziente per paziente, perché... Perché non abbiamo ancora evidenze pesanti, cioè non ci sono i 5.000 casi studiati per 10 anni. Ecco, questo qui ha fatto sì che un cardiologo si impuriosisse all'intestino, ai probiotici, ai funghi. Funghi curativi, ricordiamo, curativi, eh. Curativi, sono sui 50 milioni di specie esistenti al mondo sono 10-11. Sì. E sono distribuiti, lo ripetiamo tutte le volte, fino alla nausea, Roberto certo. lo sa bene, lo sono distribuiti in tutto il mondo. Non è che sono come potrebbe essere nell'immaginario dei nostri coltatori prodotti cinesi. No, senza nulla togliere a ciò che viene dalla Cina, ma i funghi sono un dono del Signore, secondo me, e sono dislocati dal Brasile agli Stati Uniti, all'Europa, all'Italia, e in tutti i paesi noti. Quindi, ma secondo me quella dei funghi e dell'abbinamento funghi probiotici potrebbe essere un argomento che lasciamo verso la fine di questa trasmissione o per un'altra, perché è veramente molto corposo. A questo punto però... Eh, io faccio la parte di un ascoltatore mm. come Roberto e, siccome io parlo tutti i giorni con persone che hanno necessità naturalmente di, di un supporto dal punto di vista cardiologico, tantissimi di questi amici che sento e con i quali chiacchiero eh, escono dal dottor Balestra e dicono: Ma oh, dottor Balesta la prima domanda che mi ha fatto oggi è stata: come va il tuo intestino? Ed escono molto stupiti, devo dire. Quindi, anche in dubbio l'interesse da parte della classe medica sui probiotici, sulla loro qualità, sulla loro indicazione, ma è anche in dubbio che questo si riflette su un funzionamento intestinale che io non avevo mai sentito da parte del cardiologo essere di vostro interesse. Oggi il dottor Balestra mi insegna che è fondamentale. È fondamentale, ma io faccio, faccio così adesso dopo aver molto sbagliato. perché eh, ho girato per anni del reparto eh, quando il paziente diceva che aveva dei problemi eh, era ricoverato naturalmente io mi giravo verso la caposolare e dicevo cosa abbiamo? lei diceva abbiamo una cosa lieve, media e forte eh, l'olio di riccio non era media il lieve, <ride> e, e il forte era una bomba per, per, bisognava sgomberarlo questo era un rapporto di una superficie estrema, i primi anni <ride> quando facevo il giovane che faceva gli ingressi con le cartelle come va l'intervento? Al regolare <ride> cioè poi dopo gli anni, le cure, l'aggiornamento, la fatica di inseguire sempre delle cose più specialistiche, sempre più specialistiche, ti fa ammettere questo. Quando è arrivata all'orizzonte in maniera così violenta l'importanza dell'intestino, ho fatto un recupero. Oggi domando come va l'intestino perché l'infermiera prima ha fatto tutte le domande sulla pressione del colesterolo, certo, che cosa certo. prende, cosa non prende. Arrivo io e dice, ti muovi? Fai le camminate, che cosa fai? Che lavoro fai? E, e, e come va l'intestino? E dormi la notte. Sono delle domande nuove che sono inserite che io non devo neanche più pensare per farle perché è un riflesso. Come va l'intestino? Pensate che la donna ti dice un sacco di cose che potrebbe risparmiarsi perché si lamenta sempre anche di quello che non è un problema medico e l'uomo che spesso ha problemi di flora batterica intestinale non ti dice niente. Certo. Bene. Allora tu devi addirittura scavare, devi dire ma bene, cosa vuol dire? E vengono fuori le cose che ci vanno due volte alla settimana, che fanno una gran fatica, che devono ponzare per un quarto d'ora, mezz'ora, se no non mm. ci riescono, oppure che hanno stipsi alternata a diarrea, che certo. è un segnale importante. Purtroppo, e qui la medicina sta facendo enormi passi in avanti, anche in assenza di segnali importanti con un uomo, diciamo uomo ma anche donna delle volte, che dice come va, tutto bene, deve realmente bene, va di corpo tutti i giorni, tutte le mattine. Anche in questo caso può essersi infilato in quell'intestino un consorzio, un gruppo di batteri che ci vive bene, perché ci stanno bene loro, ma che ti fanno un piccolo danno. Mm. A quella a me è quella del, del veterinario di 130 kg che era andato in tutta Italia, vi racconto questa perché è troppo bella. Era andato dappertutto, 130 kg. mangiava solo della verdura, ma dottore mio mi mangio una quantità enorme di verdure. E che questa non l'ho risolto io, l'ha risolto uno che quello che mi ha insegnato tutti i trucchi che potevo insegnarmi sul microbiota. Facciamo l'esame del microbiota. Viene fuori, che lui fa il veterinario, ha un bacillo che ha solo il maiale. Questo bacillo cosa fa di mestiere? Mangia carta, querce, fibra e trasforma in che cosa? In zucchero, in carboidrati. Lui mangia valanghe di verdura e ingrassa, 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 perché è come se mangiasse dello zucchero. Certo. Ecco, questo per dirvi a che punto arriva una, una cosa banalissima. Ma se non ti trovano nome, cognome, indirizzo, numero di telefono di quel batterio quello che ha la pancia, e per, farlo fuori, per farlo fuori, quel problema non lo risolvi. Anche con la dieta più povera del mondo, perché certo. lui tutto quello che c'è lo trasforma in calorie. E trasformare in calorie della roba che normalmente passa tutti i giorni, 50 calorie in più al giorno in 30 anni sono altro che 130 kg, d'accordo? Certo. Ma visto che abbiamo iniziato questo discorso sulla possibilità di riconoscere anche i batteri nemici, vogliamo fare un piccolo distinguo tra la popolazione all'interno dell'intestino? Perché molti dei nostri cultori non sanno che ci sono quelli buoni, ma ci sono anche quelli cattivi, e che noi dobbiamo non sterminarli. Ovviamente, ma farli convivere. Possiamo sì. spiegare un po' come funziona là dentro? Là dentro funziona in modo molto complicato: ci sono 1500 ceppi, un chilo abbondante di materiale, una diversità. In... Quando è che ci ammaliamo? Ci ammaliamo quando i ceppi, ceppi le singole, non famiglie, perché il ceppo è l'ultimo. L'ultimo: sì. Escherichia coli, varietà numero 124, quello è il ceppo finale, ma degli Escherichia coli ce ne sono 200 ceppi. Allora. Se ci sono sotto le mille, le mille ceppi, la biodiversità. Quando parliamo di, di ceppi quelli... parliamo di famiglie di batteri. Famiglie di batteri. La biodiversità è come un campo preciso: voi andate un campo e vedete che ci sono oh, quanti arbusti, quante piante, quante alberi, quante fiori, quanti alberi, quanti fiori, quante cose. Quella è una zona biodiversa. Quella biodiversità facilita la salute. L'eliminazione delle avversità che in, in, in agronomia sono i, gli, gli insetti, i funghi, i batteri, i cattivi. Infestanti. E la stessa cosa succede nell'intestino. Quindi poter vedere come si distribuiscono i batteri nell'intestino. Cosa fa la medicina ufficiale fino all'altro giorno? Va a cercare i cattivi. Li ha conosciuti, li ha identificati, li identifica con certi terreni di cultura. E io cerco clepsiella, salmonella, vibrino del colera, tutti i cattivi classici. Se non li trovo, cosa so dei buoni? Niente. Niente. Invece ci sono grandi famiglie, alcuni vengono dall'ambiente, gli actinobacteria, alcuni vengono dalla bocca, i Bacteroides, Prevotella, Bacteroides e Porphyroidonas vengono dalla bocca. Al la bocca è un reservoir. Di batteri che vanno nell'intestino, se la sorgente è nella bocca, tu le ammasti nell'intestino e lei continua a mandarli, devi bonificare la bocca. Alcuni non dovrebbero, essere, e poi la cosa che stupisce molto, eh, alcuni mangiano di tutto: i firmicutes, sono in grado di mangiare qualunque cosa, hanno un patrimonio genetico complicatissimo, sono la vera biodiversità. Altri, i bacteroides, hanno poco patrimonio genetico e mangiano prevalentemente grassi e proteine. Ce ne devono essere un po', certo, e infine so, ci sono i grandi protettori, sono due, a Kermasia e, e, e batteri Pravnesti, che sono, ti proteggono. Ma la cosa che stupisce più di tutti è che ci sono i proteobatteri. Cosa sono i proteobatteri? Sono i cattivi, sono quelli che ci fanno ammalare sono la Salmonella, la Sighella, il Campylobacter, quelli che producono la malattia. Ma cosa ci fanno lì? Cosa ci fanno? Ci devono essere, e questa è la cosa che stupisce. Noi, con i nostri esami di medicina, li troviamo se supera una certa quantità, se la carica batterica è, se ce ne sono molti, se sono cresciuti troppo, ma ci devono essere un po'. Un mio collega bravissimo, che cerca di spiegarci questo, che è un microbiologo, dice: Sono i bulli di quella classe, in quella classe sono prepotenti e fanno episodi di bullismo nei confronti dei dei I compagni che sono spesso indifferenti, mangiano tutto, non fanno storie, stanno lì buoni, ma se entra un burro da di fuori botte e quindi una quantità minima serve per tenerti protetto, pensate, dalle, dalle malattie, malattie infiammatorie croniche intestinali e quindi una piccola quantità, quell'equilibrio è fondamentale. È una cosa che solo questi esami hanno messo in evidenza, che prima erano impensabili in medicina. Quindi se troviamo un po' di questo non dice niente. Ne troviamo troppo, dobbiamo colerarlo con i suoi sintomi. E comunque questi cattivi, quando diventano troppi, cosa generano? Infiammazione. Infiammazione. E siamo sempre lì. Quindi avere un'idea della salute totale della flora intestinale ti mette in condizione di escludere quel grande criterio che non riguarda solo le malattie cardiovascolari. Guarda, malattie cardiovascolari. Tumori, malattie neurodegenerative, malattie autoimmuni. Non so cosa ci sia rimasto fuori. Credo che l'infiammazione cronica di basso grado sia un elemento. E questa infiammazione cronica di basso grado da dove viene? 80% delle volte da qui. Poi è certo che se io sono stressato non dormo la notte, ma... Serotonina. Mano, loro poverini soffrono e generano l'infiammazione. Spesso noi facciamo fatica a capire, è nato prima l'uovo o la gallina? Certo. Però certamente l'influenza è tale da generare squilibrio in quella cosa, è il motivo della moda per cui tutti ne parlano e diciamo che alcuni indirizzi facili si possono già fare senza approfondire, è quello che dovrebbe fare il medico di medicina generale, se poi la cosa è complicata devi approfondire con questi esami certo. moderni. È in questo contesto, Maurizio, che poi vanno ad inserirsi i probiotici. È un contesto anche decisamente complesso, come ci diceva il dottor Guido Balestra, ma anche il probiotico sta crescendo notevolmente negli anni. C'è molto interesse, ci sono sempre più studi scientifici assolutamente accreditati che ci parlano del suo valore fatta la fotografia precedente. Tipo quelli che state vedendo nelle nostre immagini, che chiaramente sono immagini di, di microscopi elettronici. Ehm vi stanno facendo vedere quali possono essere i vari tipi, le varie famiglie di probiotici, di batteri, diciamo così, batteri buoni. E qui c'è anche un elenco di quello che può essere. Ma voglio tornare, prima di dimenticarlo, data l'età, a un argomento che è quello degli antibiotici, che mi sembra molto legato a quello che ha detto il dottor Balesta in questo momento. Però volevo anche rispondere a te dicendoti che in questo momento, per fortuna, c'è una, una grande ondata di interesse sui probiotici che vi ricordo è indispensabile, siano accoppiati a dei prebiotici, addirittura secondo me in maniera assolutamente corretta il Ministero della Salute lo impone e quindi oggi quello che voi trovate in commercio non è più solo il classico probiotico ma è un simbiotico, perché ha al proprio interno anche la parte prebiotica, che vuol dire sono fibre, molto semplicemente in genere sono polisaccaridi, che nutrono il batterio buono, quello che noi poi introduciamo nel nostro organismo e che si deve sviluppare, che non ha altro compito che fecondare quella parte dell'intestino che deve essere protetta. Però proprio per fare questo e quindi per parlare di che cosa utilizzare, perché tutto sommato quelli che si sentono ricordare sono sempre gli stessi, i lattobacilli, i bifidobatteri e, e pochi altri, sono 3-4 grandi famiglie di questi ceppi, ma cambiano moltissimo, era l'esempio che facevamo prima della trasmissione. Cioè, oggi si compra uno yogurt al supermercato, un grandissimo prodotto di grande qualità, con 30, ehm, 30 miliardi di cellule vive, certo. naturalmente di batteri, e ha un costo. Il pubblico se lo chiede, dice come mai io acquisto però una confezione che mi viene venduta di capsule, di probiotici di un certo livello, con una certa certificazione e costano 10, 12, 15 euro per 30 capsule. E in una capsula c'è magari un miliardo, oltre esatto. i 30 miliardi dello esatto. yogurt. Esatto, perché questo dipende esclusivamente dalla qualità di questi probiotici, da come sono stati abbinati ai prebiotici, dalle garanzie che arrivano su queste famiglie, dalla loro durata che è importantissima, perché ricordo ai nostri ascoltatori che quando leggono su una confezione la quantità di cellule vive di questo prodotto, Deve essere dichiarato esserlo alla scadenza, alla data di scadenza del prodotto, non all'origine, anche perché i probiotici si degradano circa il 10% al mese. Quindi, se io mettessi dentro 100 miliardi di cellule vive in una capsula, alla fine dell'anno praticamente non ce ne sono più. E anche dalla garanzia che arrivino non solo nel punto esatto, Bravo. ma che semplicemente arrivino. Bravissimo, perché noi sappiamo che devono arrivare nel punto in cui sono, il medico ha deciso che deve essere determinante quel batterio, e per arrivarci deve superare. La barriera dello stomaco con il pH gastrico, certo. naturalmente, che è il primo killer in assoluto. La temperatura dello stomaco, perché i batteri sono sensibili alle temperature, e devono superare la battaglia che combattono con i sali biliari, che sono i tre grandi nemici. Quindi, quando il prodotto è garantito e certificato, e vi garantisco da, da parte mia che occorre un'azienda produttrice importante per garantire tutto questo, e sono pochissime nel mondo. Mm. Eh, tra l'altro secondo me tra le più importanti in assoluto sono in Europa, non sono cose americane o giapponesi dove ovviamente esistono, eh? però secondo me noi siamo forti anche in Europa ma ritornavo al discorso che facevo prima dell'antibiotico e chiedo al dottor Valeste quindi però, quando voi individuate un nemico laggiù all'interno e siete costretti ad utilizzare un antibiotico quell'antibiotico riesce a essere così selettivo da uccidere quel batterio nemico oppure in quel momento facciamo una strage e dopo occorre Facciamo una mezza strage, perché l'antibiotico. Bisogna distinguere due grandi famiglie di antibiotici: gli antibiotici che passano dall'intestino, vengono assorbiti e agiscono nel, in tutto l'organismo, vanno a finire nei tessuti. L'antibiotico può addirittura tentare di arrivare nell'osso, nel dente, d'accordo? E quello fa strage, chi più, chi meno, a seconda del te, perché ammazza quelli che assomigliano a lui, lascia stare i. Poi c'è un antibiotico per eccellenza che non passa la barriera intestinale, che lavora solo lì. E fa strage di quello che c'è lì, che è la rifaxemina, usatissimo in gastroenterologia. Guido, perché vuol dire che se passasse la barriera intestinale dove andrebbe a finire? Ah, va nel sangue, ecco, diciamo. va nell'apparato immunitario, va nel sangue, va nell'organo, va nel polmone dove hai il focolaio e ammazza quella roba lì. Va nel dente dove hai l'ascesso e ammazza il batterio che hai nel dente. Ma. Quello è un antibiotico che viene prescritto per, per via quello, ma ha una funzione sistemica. In gastroenterologia c'è anti alcuni antibiotici, uno che è un classico, che, che, viene, che agisce solo lì, nell'intestino, non supera la barriera intestinale, quindi fa strage di quello che c'è lì. E chi c'è lì? Ci sono quei 1500, 3% cattivi ma bulli che potevano starci. 95, ehm, 3% buoni buoni gastroprotettori che aiutano gli altri e gli altri che sono indifferenti, fanno strage di tutto in maniera variabile e cosa succede? Che ammazzano i cattivi ma ammazzano anche i buoni. E la flora batterica intestinale che viene alimentata da che cosa? Da quello che mangi, dai residui della parete che rimangono perché la flora batterica si sviluppa a 4, nei primi tre anni, a 4-5 anni è quella e non cambia più per tutta la vita cambia nella donna quando partorisce, cambia quando, eh, con, con lo sviluppo della, della, del menarca, cambia con l'alimentazione, ma prendono, aumentano certi ceppi, ma le ceppi sono sempre quelle che abbiamo preso, ereditato col parto, con i primi tre anni, con l'ambiente che abbiamo vissuto. C'è molto della nostra mamma, pochissimo del nostro babbo, qualcosa del nostro ambiente di vita dei primi 3-4 anni, per quello torniamo tutti, anche se di New York o del Bangladesh vogliamo tutti tornare. C'è chi dice che sia così, non c'è da scherzare, certo. l'argomento è importante, è importantissimo. Si chiama psicobiotici, vuol dire che quelli lì agiscono nel nostro cervello. Allora, una volta che sappiamo che sono quelli e sappiamo che facciamo strage, cosa hanno fatto certe ditte illuminate? hanno prodotto dei probiotici resistenti a questo antibiotico, in maniera tale che tu dai l'antibiotico, ammassi tutto, ma nello stesso tempo gli dai qualcuno che prende il posto almeno di una parte di quelli uccisi e quindi hai meno trauma perché il paziente che fa un ciclo di questi antibiotici guarisce di quella malattia, perché muore il colpevole, ma è più sensibile a riprenderla, soprattutto nel mese successivo, perché non ha più la flora batterica difensiva. Ecco che l'abitudine piena di errori ma anche di buona volontà di dire ti do un probiotico mentre assumi l'antibiotico, lascia perdere, mentre no, aspetta almeno un giorno perché se dai l'antibiotico e il probiotico, l'antibiotico si mangia anche quello. Chiaro. Poi ce ne sono alcuni che, sono noto, che hanno la letteratura giustificativa che sono resistenti a quell'antibiotico che Dio li benedica, sono cose che sono venute da pochissimo tempo e poi ci sono una copertura generale che viene data alla fine dell'antibiotico per cercare di ricostituire. Allora quello che conta non è tanto la quantità, come dicevi tu, ma è la ricchezza di quello certo. che metti dentro, molti ceppi, molti ceppi per un periodo sufficiente per aiutare a ricostituire. Poi una parte di questi morirà, una parte di questi attecchirà, crescerà di più per un po' e poi tornerà sempre il tuo. Questo concetto è eh torna sempre il tuo, ma dopo una serie prolungata, e qui è drammatico, pensate che negli anni 90 il numero medio di trattamenti antibiotici dei bambini, i famosi tre anni, era tre. Un bambino di tre anni si era fatto almeno tre trattamenti... Medio, eh? L'ultima statistica dell'anno scorso dell'FDA americana, il numero medio di trattamenti antibiotici di un bambino americano è 18 nei primi tre anni. Per 18 volte ha preso un trattamento antibiotico che gli ha devastato la flora. la flora, e si sa che in un bambino ci vogliono fino a 6 mesi per ricostituire. Quindi lui uscirà dai suoi primi 4-5 anni che non ha ricostituito niente. Non ha costituito quella che doveva avere, d'accordo? Ecco il problema. Pensate che ci sono fiori di pensatori che dicono che l'obesità. Sì ha all'origine questo tipo di patologia della flora nella fase infantile e tante malattie, in particolare quelle del sistema autoimmune, perché? Perché il sistema immunitario nasce, si sviluppa e cresce lì e se ben equilibrato esce dai 4-5 anni con la flora batterica giusta. Perfetto, Un'ultimissima cosa, perché potrebbe essere il trailer di un'eventuale prossima trasmissione, posso? Butto là una domandina e poi una dopo... Una domanda, tu... però rispondiamo <ride> alla prossima, no? Scherzo, <ride> prego. Quindi non è sbagliato ciò che si sente o si vede fare ultimamente da parte anche di tantissimi medici, ma anche di professionisti come noi, insomma, che siamo dall'altra parte, che aspettiamo le vostre indicazioni. Il probiotico non si potrebbe consigliare in una dose bassa, fecondante, per tutta la vita? Sì, il... il i primi anni quando ero terrorizzato dall'idea di dare un papillotico per sempre. Adesso che comincio a sapere qualcosina della flora batterica intestinale, che Dio le benedica, non solo, ma adesso se voglio posso anche fare un esame che vedo se è attecchito, se c'è, se fa il suo dovere. Perfetto. Perfetto. Ripartiremo da questo. Ripartiremo da questo allora nella nostra puntata immediatamente successiva che quindi vedrete come sempre sul nostro network della salute la prossima settimana. Grazie al dottor Maurizio Nostini, grazie al dottor Guido Balestra noi Grazie quindi ci rivediamo a questo punto tra pochissimo proprio per quella che sarà dalla prossima settimana la nostra puntata numero 161. Vi ricordo in chiusura anche la nostra email come sempre chiocciola, gmail.com. Grazie per averci seguito. Alla prossima.